Per il miglioramento degli alloggi che costituiscono il patrimonio di edilizia residenziale pubblica della Toscana, la Regione ha stanziato oltre 35 milioni di euro. Lo stabiliscono le tre delibere approvate dalla Giunta regionale e illustrate dall'assessore toscano alle politiche abitative Vincenzo Ceccarelli. Del totale, 4,4 milioni di euro sono destinati alla manutenzione degli impianti e all'efficienza energetica degli alloggi, 3 a un bando di prossima pubblicazione per l'autocostruzione e l'autorecupero e la maggior parte, 28 milioni di euro spalmati in 3 anni, alla ristrutturazione dei circa 3.000 alloggi di risulta, cioè da ristrutturare prima di essere riconsegnati. Con le risorse che noi destiniamo, alle quali si aggiungeranno anche oltre 7 milioni provenienti dal governo con la legge 80, se consideriamo una media di circa 20.000 euro di intervento per alloggio, andiamo praticamente a finanziare tutto il fabbisogno, consentire la ristrutturazione e la riconsegna di questi alloggi. Altri 13 milioni andranno al pagamento del contributo straordinario all'affitto. In questo senso la Toscana è stata la prima regione ad attivare il sostegno a chi ha visto il proprio reddito ridursi oltre il 30% a causa dell'emergenza Covid. Solo da Firenze, Prato e Livorno, le città toscane più popolose, sono arrivate 6.700 richieste per ottenere il contributo. Se mettiamo assieme le risorse già autorizzate, quelle che sono in arrivo da parte del governo, quelle messe dal bilancio regionale, noi quest'anno, in virtù di questa emergenza, destiniamo 20 volte in più di risorse rispetto a quelle che erano state destinate 3 anni fa.